Una nuova puntata di Ticket to Eurovision, anticipazioni, interviste, tutto quello che c'è da sapere verso Malmö 2024, Eurovision Song Contest. Buonasera a tutte e a tutti da Mauro Torresi. E Angela Giuccioli, ciao Mauro, di nuovo compagni di viaggio per presentare un'altra serata dove parleremo appunto dell'Eurovision verso Malmö. E parleremo in questa puntata di San Marino che sarà rappresentata da i Megara che hanno vinto il contest Una voce per San Marino, ricordiamo Achille Lauro, la prima edizione, poi Pick Jax e appunto i Megara, eccoli qua, li vediamo Angela. Esatto, Megara che hanno vinto un po' inaspettatamente, diciamo c'era una grande favorita per la finale di Una voce per San Marino, che era lei, Loredana Bertè, esatto, era quindi di certo molti riflettori erano puntati su di lei. Megara che sono arrivati alla finale, dalla semifinale dei ripescaggi, quindi sono stati anche ripescati e poi alla fine invece sono riusciti a trionfare con il voto appunto della giuria ad Una voce per San Marino. E adesso andiamo proprio a sentire la loro canzone. La canzone dei Megara, Angela, piena di energia. Esatto, energia. Esatto, balleremo tantissimo, scarpe comode a Malmö. Esatto, per ballare tutti insieme e balleremo anche insieme, li vedo, a Cristina Giuntini, Enrico Picciolo, Cristina Giuntini di OGAE Italy, Enrico Picciolo, Eurofestival Italia, buonasera. Ciao, buonasera, ben ritrovati. Buonasera, benvenuti. Buonasera a tutti. E abbiamo con noi anche Rostik Teslovic del fan club sammarinese. Rostik, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, andiamo ad ascoltare quello che ci hanno detto i Megara nell'intervista che ci hanno fatto poco fa. It's a little bit tired, but we consider that it's necessary because it's a good way to be with the other artists, you know, and to give the people know us, our show and our song, and we have a very good relation with all the participants. That's good because we are going to Malmö. And we are going to spend 2 weeks with them, so it's nice to be with to know them, and they are very beautiful people. They are nice people, all of them. The people in Madrid and well in Spain, they know us because we were the last year in Benidorm Fest, as you know. So they knew us for it. The people like our music, the people like our song for the last year, and they know us very well. So you can suppose in Madrid and in Barcelona, the pre-parties, the crowd was very crazy with us because they love us, and it was for us very, very exciting. The first thing that we expect, of course, is that people can recognize the work behind this performance, and of course we expect the best San Marino's place on Eurovision in all the times. The most important thing that we should say
is that we've been working so hard to make it, and we hope they all like it, and we hope they will be proud of us and proud to choose a band who is not from their your country. And even if we don't speak the same language, so we hope this is not a barrier. And that's all. We hope you like it, guys. Okay. Even we are trying. We were trying to speak and to learn some Italian, but it's, we have no time. So we things. Will be united by music, as the Eurovision claim said. Yes. Bene, abbiamo sentito i Megara, ma appunto anche se la puntata è dedicata a San Marino, andiamo a conoscere anche altre canzoni che gareggeranno a Malmo con i nostri highlights. Dicevamo appunto i Megara che nelle classifiche non si posizionano esattamente nelle prime posizioni al momento, anche se ancora mancano diverse settimane alla loro presentazione sul palco di Malmo. Si sono però inventati sui social un modo molto interessante per fare amicizia con le altre delegazioni. Se possiamo vedere dal profilo Facebook infatti della band, si sono inventati la Megara TV. Ce ne hanno parlato anche nell'intervista che abbiamo sentito poco prima, ovviamente noi l'abbiamo tagliata, loro ci hanno raccontato un sacco di emozioni di queste settimane, e la Megara TV è piaciuta tantissimo alle altre delegazioni. Loro si sono inventati questo gioco, quindi appunto in questo caso un gioco di carte, domande agli altri cantanti, gli ha permesso di fare amicizia, di far conoscere la loro canzone e quello che c'è appunto dietro il loro punk, dietro le loro parole, insomma dietro il loro rappresentare uno stato piccolo come quello di San Marino, ma per loro una possibilità importantissima che gli è garantita. Vado a fare una prima domanda al volo ai nostri ospiti, partendo da Cristina. Come è stata accolta questa canzone? Perché sappiamo, ha una voce per San Marino, molte persone speravano in un'altra vittoria, poi a sorpresa hanno vinto i Megara. Ma a livello internazionale, come è stata presa? Allora, partiamo da diciamo dal dato di fatto che il rock non ha vita facilissima all'Eurovision, o meglio, o ha un ottimo risultato, quindi vince come con i Lordi, come con i Maneskin, eccetera, oppure non viene per niente considerato. È una canzone che piace per lo staging, piace per la grande energia. E il genere di musica, e io parlo contro me stessa perché io adoro il rock, in ambito eurovisivo è un po' una mina vagante, ecco, diciamo così, non si sa mai dove andrà a finire. Enrico. Condivido le parole di Cristina. Il rock è un tema un po' controverso, se possiamo dire così, all'Eurovision Song Contest. Però loro hanno dalla loro parte la simpatia, questo bellissimo staging, che tra l'altro secondo me li ha fatti vincere proprio quella finale di Una voce per San Marino. Perché l'Eurovision Song Contest comunque è uno show televisivo ed è molto importante non soltanto il brano e la musica che si porta, ma soprattutto lo stage e quindi la performance in generale. Quindi loro sono molto bravi, sono molto simpatici. Certo, la seconda semifinale nella quale gareggeranno loro è un po' dura, però hanno l'asso l'asso nella manica, che è la penisola iberica. Esatto, infatti arriveremo dopo su questo più tardi. Rostik Teslovic del fan club Eurovision San Marino, al momento come sta andando questa canzone dei Megara? Voi che osservate? Allora, innanzitutto vorrei dire che sposo completamente ciò che hanno detto Cristina e Enrico, e la canzone è molto nuova per San Marino, perché non abbiamo, se non mi sbaglio, mai avuto niente di simile,
E secondo me è molto bello anche, è molto bello il modo in cui hanno preso i Megara a questa competizione, un modo molto simpatico, li ho potuti conoscere durante Una Voce per San Marino, e adesso attraverso questo Megara TV tutti possono conoscere la loro simpatia. E quindi secondo me con questo modo loro riescono anche a farsi conoscere di più e far piacere ancora di più la loro canzone e farla ascoltare di più. Ricordiamo che San Marino partecipa all'Eurovision per la prima volta ha partecipato nel 2008 con Il mio odio, quindi sammarinesi, e consecutivamente dal 2011. Poi i Megara non sono i primi artisti non italofoni che partecipano per San Marino, perché ricordiamo Serat nel 2016-2019, poi tra l'altro, questa è Valentina Monetta, la sammarinese, dicevamo Serat nel 2019 ad esempio, eccolo, ha ottenuto il più alto piazzamento con Sei Na 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 per la storia di San Marino all'Eurovision, poi il duo femminile nel 2018, Jessica e Jennifer, maltese e tedesca. Ma anche la sammarinese, come anticipavi, Valentina Monetta, è una delle ragazze che hanno rappresentato più spesso San Marino sul palco eurovisivo, e assieme a lei anche Senit varie volte si è avvicendata sul palco. Dal 2022 c'è il contest Una Voce per San Marino, è stata vinta il primo anno, lo ricorderete in tanti, da Achille Lauro, che ha cavalcato un toro durante la sua esibizione sul palco, ma non ha garantito, nonostante lo staging, esatto, insomma, tutto pazzesco, sommato sbalordito, non gli è valsa la serata finale. Nella seconda edizione di Una Voce per San Marino hanno vinto i Piquet Jacks, e quest'anno vedremo appunto i Megara come se la caveranno. Ecco, tra l'altro, tornando ai nostri ospiti, e dicevamo, è la seconda semifinale, San Marino, e a livello italiano i Megara sono poco conosciuti ovviamente, però appunto il Jolly, ci dicevate, è quello della penisola iberica. Questa volta partiamo da Enrico, poi andiamo a Cristina. Enrico. Eh sì, sono spagnoli, tra l'altro si sono fatti conoscere a Benidorm, quindi al festival spagnolo dell'anno scorso, quindi quest'anno dovrebbero capitalizzare, no? Quella che è la loro piccola però sempre crescente fama, per cui tra l'altro la Spagna voterà esattamente in quella serata, così come l'Italia per esempio, quindi l'Italia avrà possibilità di votare per Malmo, scusatemi, per San Marino. E ricordiamo, è molto importante perché, come ultime novità del regolamento dell'Eurovision Song Contest, nelle semifinali adesso conta esclusivamente il televoto. Quindi sono conosciuti in Spagna, la community di Eurofan spagnola è una delle più nutrite, una delle più calorose, quindi insomma è possibile contare su un bacino molto grosso, che quale è quello spagnolo, un po' più piccolo quello italiano, e poi chiaramente c'è tutto il resto dell'Europa. Cristina, tu come la vedi? Ma guarda, sì, più o meno come ha detto Enrico, assolutamente, abbiamo la Spagna che vota nella loro semifinale, quindi loro, avendo già affrontato il Benidorm, sono già conosciuti. Poi abbiamo l'Italia che, insomma, voglio dire, per San Marino dovrebbe avere un occhio di riguardo, e poi comunque, essendo basato sul televoto, loro portano, come dicevamo, uno staging spettacolare che, oltre all'energia della canzone, dovrebbe attirare molti voti. Quanto secondo te sarà appunto importante la performance? Cosa possiamo aspettarci, anche se le bocche sono ovviamente cucite su questo, non dico niente. La performance sarà importantissima, assolutamente importantissima, e se appunto se riusciranno a portare avanti l'energia, e io ci credo, a portare avanti l'energia che hanno portato Una Voce per San Marino, sarà la carta vincente. E Rostic, invece, voi come vi state organizzando per seguire i Megara? Allora, io vorrei fare subito uno spoiler. Stiamo organizzando una serata a San Marino in cui vedremo tutti insieme nel nostro piccolo, come l'anno scorso, col San Marino Eurovision Village. Quest'anno sarà un po' più ridimensionato, però anche comunque quest'anno ci rivedremo tutti insieme nel vedere la seconda semifinale tutti insieme, e fare il tifo più energico, nonostante siamo piccoli, ma sarà il tifo più energico per i nostri Megara.
Ecco qua, allora poi aggiornaci su tutto, insomma, sulle date che poi ci stiamo dietro. Terremo tutti quanti assieme, quindi le dita incrociate, la serata del 9 per tifare ovviamente per San Marino e per i Megara. Ma continuiamo a conoscere tutti quanti i cantanti in gara con i nostri highlights. Chiederei quindi a questo punto ai nostri ospiti, tra le canzoni che abbiamo selezionato, quali secondo loro hanno le migliori chance di piazzamento migliore. Cristina? Allora, fra tutte le canzoni che abbiamo visto, io ho visto una Danimarca che secondo me è veramente ottima, e per il resto bisogna vedere, perché per esempio l'ultima che abbiamo visto, l'Irlanda, è un pezzo che divide moltissimo, sì. E normalmente all'Eurovision i pezzi che dividono non hanno vita facile, quindi non sarà facile per questa artista, che fra l'altro si chiama Bambi Thug, ha un nome particolarissimo. E poi va bene, abbiamo visto Hera Björk per l'Islanda, anche per lei non so quante possibilità ci possano essere. Torna dopo ben 24 anni, perché scusate, abbiate pazienza che dico. Lei ha rappresentato l'Islanda nel 2020, 14 anni. Esatto. Ogni tanto con questi Eurovision si perde proprio, si perde la strada per tornare a casa, no? E si perde anche il concetto del tempo, perché sono talmente appassionanti e talmente le canzoni sono varie che da un paio di decenni a questa parte non si riesce a datarle. Esattamente così. Enrico? Le canzoni quotate per la vittoria sono parecchie. È difficile, è realmente difficile, anche perché davvero fino all'ultimo nulla è dato per scontato. Sicuramente le favorite sono quelle 4-5. Tra l'altro, purtroppo, vorrei tornare anche sul discorso San Marino della seconda semifinale, alcune di queste sono proprio in questa semifinale, ecco, per cui appunto i Paesi Bassi, la Svizzera che attualmente è molto quotata, forse credo che sia anche in testa agli odds in questo momento, è candidata alla vittoria, quindi San Marino ce la può fare. A me piace molto, tra l'altro lo dico, la canzone dei Megara è nella mia playlist, non vi farei vedere anche il mio telefonino per darvi la prova concreta. Quindi forza Megara, mi piace molto la loro canzone, mi piace molto la Croazia comunque. Grazie allora ai nostri ospiti. Abbiamo concluso anche questa seconda puntata di Ticket to Eurovision con le anticipazioni, le interviste e tutto quello che c'è da sapere in vista di Malmo 2024. E ringraziamo Cristina Giuntini di OGAE Italy, Enrico Picciolo Eurofestival Italia e ovviamente Rostik Teslovic del fan club sammarinese. Quindi grazie da Mauro Torresi, Angela Giuccioli e buonasera a tutte e a tutti. Buona serata.